Ragazzi, l'arbitro è il signor Valeri di Roma. Le squadre, padroni di casa, il Napoli gioca con Meret in porta, Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui in difesa, Fabian Ruiz e Bakayoko a centrocampo, Politano, Lozano e Insigne sono i tre giocatori dietro alla prima punta, si va per dire. Mertens, che sarà una punta molto mobile che si sposterà e aprirà spazi per i compagni. Il Milan risponde con signori e signori, la capolista. Vabbè, adesso la capolista è il Sassuolo, però deve giocarla stasera, magari ritorna ad essere la capolista. Comunque il Milan gioca con Donnarumma in porta, Calabria, Kier, Romagnoli, Theo Hernandez in difesa, Bennacer che sia a centrocampo, Salemaker, Çalhanoğlu, Rebic dietro a Ibrahimovic. Signori, c'è una particolarità che va segnalata. Il Napoli ha subito 4 gol in 6 partite. Sì, da quando è rientrato dopo l'infortunio. Attenzione, Rebic! Ah! Su un assist, un cross di Ibra, ha provato, si è inserito in area per via centrale, ha provato a colpire di sinistro, ha colpito male la palla. E fa Tiziano, Çalhanoğlu, tiro da fuori area, si distende alla sua destra Meret ed è via. Cosa ha sbagliato sotto misura? No, Kier ha sbagliato sotto misura, gli è arrivata la palla che è passata in mezzo a un nucleo di giocatori e nell'area piccola, proprio al limite dell'area piccola, sbilanciato, ha provato la conclusione a rete, era smarcato di sinistro, altissimo. Theo Hernandez, cross, Ibra di testa, nell'angolino a sinistra di Meret che non ci arriva, e gol, Ibra, 9, gol, passaggio meritatissimo, più uno in Europa League. Milan, Mertens, tiro, Donnarumma sul tiro di Mertens, raso terra, si distende la sua sinistra e smanaccia. Questa è una gran parata di Donnarumma, palla che sarebbe finita nell'angolino super, basso. Mamma mia. Batte e ribatte in area, può girare Donnarumma, traversa, traversa del Napoli. Gol mangiato del Napoli, diciamo. È successo di tutto, chi è che ha preso la traversa? Manolas, Rebic ha fatto l'assist e lui di testa l'ha messa dentro sulla linea di porta. 2-0, 10 gol in campionato, 10 gol in campionato, 2-0 per il Milan. Bravo Teo, bravo Teo. Eccolo, eccolo. Il Napoli la riapre con Ciro Mertens che fa fuori ancora una volta Alessio Romagnoli, e anche su questo poi bisognerà tornarci, sì, certo, cari amici milanisti, ma bravo Ciro Mertens a dare a pionare il pallone e a spedirlo alle spalle di Donnarumma. Male Romagnoli. Decisamente